contratto al 23,6%. Se è caduto Ivanov, che era in fuga assieme a Rodriguez, dovrebbe esserci Rodriguez al comando. Comunque Ivanov ha subito ripreso a correre e è ancora nella scia del portoghese. Massimiliano Lelli sempre al terzo posto. Il gruppo è segnalato a quanti minuti, Davide? Il gruppo dovrebbe essere intorno, segnalato adesso, a un paio di minuti. Questo è il passaggio nell'alto della Cobertoria, quando mancavano 40 chilometri all'arrivo. Sono transitati Rodriguez e Ivanov e in terza posizione proprio Lelli. Il problema Nardello, è che... lì viene segnalato Nardello, poi si è avvantaggiato Lelli in discesa. Sì. Molto bravo Daniele Nardello, che si è piazzato nei primi 10 della classifica al Tour de France. Qui alla Vuelta occupa la 23esima posizione e a 7 primi e 26. Il corridore varesino è un atleta regolare, va bene sia a cronometro che nelle tappe di media difficoltà. Chiaramente sull'Angliru avrà il suo bel da fare, perché è proprio una ascesa per scalatori puri. Scalatori come Piepoli, come Heras, come Escartin, come Jiménez, anche se Jiménez non l'ho visto benissimo l'altro giorno nella tappa che da Bejar andava a Ciudad Rodrigo, però è un corridore talmente strano, un corridore che oggi va bene e domani va male, quindi potremo vedere quello che riuscirà a fare. È una salita per Piepoli, detto da tutti come il favorito, anche se questo tempo, questa pioggia, questo freddo sicuramente lo penalizzano. Un corridore che va molto bene col caldo, ma con la pioggia non è mai riuscito a fare granché. Ci sono 10 gradi qui ai 1550 metri dell'alto dell'Angliru. Siamo nelle Asturie, queste immagini sono relative proprio al traguardo, sono le uniche immagini che ci vengono proposte dalla televisione spagnola. D'altronde gli elicotteri, viste le condizioni atmosferiche, non possono decollare. Dovrebbe esserci, c'era stato assicurato un aereo che fa da ponte per avere le immagini in diretta. Questo aereo avrebbe dovuto entrare in funzione alle 15:20, sono già le 15:30 e ancora abbiamo le immagini fisse, purtroppo. È cominciata la salita dell'alto del Cordal, 5 chilometri e mezzo di ascesa, dopodiché ci sarà una breve discesa fino al paese che delimita l'inizio dell'Angliru, ovvero la Vega Riosa. Alla Vega Riosa siamo a 300 metri d'altitudine, bisogna arrivare ai 1570 dell'Angliru. Infatti gli ultimi 700 metri sono in leggera discesa per raggiungere la zona qui del traguardo. Davide Cassani sta naturalmente ascoltando Radio Corsa per avere le ultime notizie su questa ottava tappa. Mancano 26 chilometri all'arrivo, considerata la media che potranno mantenere in strade, soprattutto in salite come queste, ancora può essere previsto l'arrivo. Quanto faranno la salita dell'Angliru? Ah, ci vogliono circa 45 minuti solo per fare gli ultimi 13 chilometri, proprio perché la velocità sarà molto bassa. E adesso i corridori stanno per affrontare la penultima salita della giornata, alto del Cordal, una salita abbastanza corta, 5 chilometri, ma pure questa impegnativa, soprattutto gli ultimi 3 chilometri hanno delle pendenze intorno al 12%. Adesso il comando dovrebbe essere passato. Ivanov, atleta russo della Liquigas Pata, formazione italiana. Ivanov, che è piuttosto lontano in classifica generale, occupa la 94esima posizione, a mezz'ora di ritardo da Olano. Faceva parte del gruppo dei fuggitivi Ivanov, quindi è al comando dal 20esimo chilometro. Erano in 12 a condurre la corsa fino al Puerto della Ventana, poi azione di Bettini che è stato ripreso, contrattacco di Ivanov e del portoghese Rodriguez. Adesso sulle rampe del Cordal Ivanov è rimasto da solo. Altro corridore della Mapei, vediamo, potrebbe essere Daniele Nardello, che era transitato al terzo posto sulla Cobertoria a 39 dal traguardo. In questo momento mancano un 25-24 km all'arrivo.
Sì, siamo sull'alto della Cobertoria, vediamo che alto de Cordal, vediamo Orlando Rodriguez che sta per essere raggiunto da Nardello, in fuga solitaria Ivanov. Sono ancora i reduci della prima fuga della giornata, che aveva visto protagonisti Nardello, Lelli, Noè, Acosta, Bettini, Guidi, Rodriguez, Garcia, Flores, Hunter, Ivanov e De Paoli. Quindi questi 12 erano partiti, avevano instaurato questa fuga al 20° chilometro e ancora loro sono davanti. Primo Ivanov, seguito da Rodriguez e Nardello che sta per raggiungere Rodriguez. Ecco alcuni corridori che si sono ritirati, confermati il ritiro di Escartin. Si è ritirato anche lo spagnolo Atienza, che era l'unico del team Polti che poteva dire la propria in classifica generale. Si è ritirato anche Simeoni, il nostro Simeoni della Risoscotti, e Van Petegem, il belga vincitore quest'anno del Giro delle Fiandre, uno dei papabili per il Mondiale di Verona. Sì, era caduto nei giorni scorsi, aveva questo problema al ginocchio e quest'oggi non ce l'ha fatta, si è ritirato. Quindi Escartin caduto perché ha trovato appunto questa discesa micidiale, siamo a 25 km dall'arrivo e non è riuscito più a ripartire, quindi un favorito che proprio in una giornata che poteva essere la sua si è ritirato. Ancora 4 km di salita per l'alto del Cordal in vetta a 780 metri d'altitudine, mancheranno 21 al traguardo. Quindi ancora 4 km di rampe per Ruslan Ivanov. Questo che ci viene proposto è il passaggio nel primo Gran Premio della Montagna di cui vi avevamo riferito. Bettini, Rodriguez, Guidi, Flores e Ivanov. Problemi naturalmente quando c'è maltempo, quando si è in mezzo alle montagne. I collegamenti televisivi sono una delle cose più difficili che ci possano essere, nonostante gli sforzi dell'organizzazione e della televisione. Atleta Banesto è proprio Rodriguez. Avete visto proprio i segni della caduta, è stato costretto anche a cambiare bicicletta. Quindi anche lui è caduto, oltre sì, a Ivano. Sono caduti, ma l'abbiamo proprio affrontata questa mattina in macchina e io mi sono spaventato, proprio perché è molto brutta, curve molto strette, ma soprattutto questo asfalto, in molti tratti proprio era lucido, la macchina stessa aveva delle difficoltà a stare in strada, quindi è stato veramente difficilissimo per i corridori scendere e proprio per questa difficoltà tanti sono caduti. Eccolo qui Nardello, sta facendo una grande prova Daniele Nardello, già molto forte nella cronometro dell'altro giorno quando si è piazzato tra i primi 15, tra l'altro era partito con molto cautela, difatti prese un minuto e mezzo nei primi 15 chilometri, poi è riuscito a mantenere il ritardo senza perdere ulteriormente. Daniele Nardello e il portoghese Rodriguez all'inseguimento di Ivanov. Il loro ritardo è intorno al minuto e 30 su Ivanov, mentre il gruppo insegue sempre oltre i 3 minuti, vero Davide? Sì, anche se mi sembra che a questo punto stiano guadagnando. Eccolo qui, sono le immagini del gruppo. Moto 2, se si riuscisse a mantenere questa qualità fino al termine, sarebbe uno spettacolo eccelso dal punto di vista televisivo e ciclistico. Mi sembra che sia un corridore della Banesto, mi sembra Aitor Osa al comando, questo vuol dire che Jimenez sta bene, infatti mi sembra che sia in terza posizione. Mi auguro che sia presente in questo gruppetto anche Piepoli, non è dato tra i corridori caduti, quindi dovrebbe essere in questo gruppetto pure Piepoli, mentre non sappiamo nulla di Davide Rebellini. Mi sembra di aver visto anche la maglia oro di Olano in questo gruppetto, gruppo maglia oro che fino a pochi chilometri fa era comprensivo di 25 corridori, mi sembra che si sia sfoltito in questa ascesa del Cordale. Nardello ha staccato il portoghese Orlando Rodriguez, adesso è Nardello all'inseguimento di Ruslan Ivanov, non è uno scalatore puro ma è un grande corridore Nardello, terzo quest'anno nel campionato italiano a cronometro, fra i primi 10 in classifica generale al Tour de France. Olano, c'è Olano, sembra di sì, eccolo lì il campione spagnolo,
poi c'è anche un Rabobank e Jimenez in seconda posizione. Osa, Jimenez, Olano rimane a ruota, d'altronde Olano può gestire niente meno che 7 minuti di vantaggio su Jimenez e 7 minuti su Leonardo Piepoli. Piepoli e Jimenez sono gli scalatori più attesi assieme a Roberto Heras sulla Gamonal. La Gamonal è la zona, il nome della montagna nel suo complesso, mentre l'Alto de Angliru è proprio la sede del traguardo. Ivanov, moldavo, da dilettante 2 anni fa è arrivato terzo al Giro d'Italia, quindi un corridore che ha dimostrato anche nelle categorie inferiori di andare molto forte. Quest'anno non è riuscito a vincere nessuna corsa, l'anno scorso è riuscito a vincere il Gran Premio d'Europa, una cronometro a coppie che si è svolta a Bergamo in finale di stagione. C'è anche Ulrich in quarta posizione. Un gruppetto. Osa, Jimenez, Olano è lì, mi sembra di vederle in fondo anche una maglia della Polti, potrebbe essere, chissà, anche Davide Rebellin. Ci sono due Ivanov in gara, Ruslan che vediamo inquadrato, che ha il comando della corsa, è moldavo, mentre Sergei Ivanov della TVM è russo. C'è anche Heras in settima ottava posizione con la maglia bianco-verde della Kelme, uno tra i favoriti della tappa di oggi. Siamo a metà della salita del Cordal, la parte più impegnativa è l'ultima, gli ultimi 2 chilometri, con delle pendenze intorno al 12%. Alto del Cordal, quando Ivanov raggiungerà la vetta mancheranno 21 chilometri al traguardo, poi 6 chilometri di discesa verso la Vega Riosa e la terribile scalata dell'Angliru. C'è moltissima gente lungo queste stradine delle Asturie, soprattutto nell'ultima parte. Ecco, sempre inquadratura della zona del traguardo, i collegamenti vanno e vengono, d'altronde capiamo anche le difficoltà della televisione spagnola in queste condizioni. Sì, perché gli elicotteri sono stati costretti a scendere, non possono assolutamente volare con questa nebbia e quindi è partito l'aereo che assicura comunque delle immagini anche se a volte disturbate. L'aereo che viaggia naturalmente a quote ben più elevate dell'elicottero e fa, come si dice in gergo, da ponte per assicurare le immagini in diretta. Eccoci sul gruppo ed eccoci su Ruslan Ivanov. Mi sembra sia piuttosto affaticato, d'altronde, ripetiamo, è in fuga. Prima era in fuga assieme ad altri 11, ma sono partiti al 20° chilometro. Adesso siamo al chilometro 155, quindi sono già 135 chilometri di fuga. Anche perché Ivanova è un discreto scalatore, va meglio a cronometro e difatti l'anno scorso è riuscito a vincere il Gran Premio d'Europa ed è arrivato secondo nella Firenze-Pistoia. Ha partecipato alla Vuelta di Spagna pure l'anno scorso ma non ottenne nessun risultato. Quest'anno invece al Giro d'Italia è riuscito a fare qualcosa di buono, anche se in classifica poi è arrivato abbastanza in ritardo, intorno alla 70° posizione. È Rodriguez che sta per essere raggiunto dal gruppo Olano, quindi all'inseguimento di Ivanov è rimasto da solo Daniele Nardello. Adesso Rodriguez si è fatto raggiungere dai propri compagni, abbiamo visto Osa, abbiamo visto Jimenez, c'è Olano, Piepoli, c'è Davide, non l'ho ancora visto. Neanch'io l'ho ancora visto, però sai, ci sono una ventina di corridori, potrebbe essere intruppato nel centro di questo gruppetto. Adesso è Orlando che si è fatto raggiungere dal gruppettino e si è messo in testa a tirare, mentre in difficoltà mi sembra Miceli. Nicola Miceli, che fa parte del gruppo Olano,
questa inquadratura dalla Moto 3, la moto che segue la coda del gruppo Maglia Oro. Mi sembra anche di aver visto Davide Rebellin a centro gruppo, quindi staremo a vedere, solo che non ci sono le maglie. La maglia della Polti l'avevo notata anch'io in precedenza, però sai, vista anche la pioggia che disturba la visuale, vedete tutte le gocce sull'obiettivo della telecamera. E adesso naturalmente Orlando Rodriguez perde contatto. Mi sembra un po' in difficoltà Casero, lo vediamo là davanti con la maglia di campione nazionale, rosso-gialla, si sta per staccare, adesso siamo nei 2 chilometri più impegnativi, sempre Aitor Osa, sono due fratelli che corrono per la Banesto, suo fratello fra l'altro ha vinto proprio ieri il giro della, il Tour de l'Avenir, che è un piccolo Tour de France, per una volta era per dilettanti, adesso invece è diventata una corsa open. È un piacere per gli appassionati rivedere Jan Ullrich, questo fenomeno del ciclismo tedesco, nelle prime posizioni, secondo in classifica generale, e soprattutto un Ullrich con la voglia di lottare, un Ullrich competitivo dopo tanti mesi in cui non ha raggranellato praticamente niente. E mi sembra che stia andando forte anche quest'oggi, la prova del 9 sarà comunque Le Gamonal Langliru, però già adesso mi sembra che stia pedalando molto ma molto bene, anche se dobbiamo aspettare l'ultima salita, questi 14 chilometri, ma soprattutto gli ultimi 7, c'è il rischio che qualche corridore mette piede a terra, ed infatti sono stati anche studiati accorgimenti speciali, chi usa bicicletta dal 26 come Olano, come Tonkov, anche se Tonkov è partito con la bicicletta normale, con le ruote da 28, quindi ruote avversionali, e potrebbe concludere la tappa con questa bicicletta, quindi non è sicuro che possa cambiare bicicletta. C'è qualche corridore che potrebbe cambiare bicicletta anche all'inizio dell'ultima salita, anche se io penso di no. Daniele Nardello sta per essere ripreso dal gruppo Olano Ullrich, quindi Ivanov mantiene un vantaggio di un primo e 40. Ormai potremmo dire su Olano Ullrich, dal momento che Nardello sta per essere raggiunto. Siamo in vista della vetta dell'Alto del Cordal. In cima mancheranno 21 al traguardo. Ecco Miceli che ha difficoltà a mantenere la ruota. Un po' di respiro, 6 chilometri di discesa al termine delle rampe del Cordal e poi l'inferno, come l'hanno definito qui in Spagna. Anche Rubiera in difficoltà, Rubiera che si è comportato molto bene in giri d'Italia precedenti, un corridore che è arrivato anche tra i primi 10, un corridore che ha vinto una tappa al Giro d'Italia 2 anni fa. A Posa, Jimenez, Nardello difficilmente riuscirà a resistere al ritmo degli uomini di classifica, dal momento che ha già speso molto, anche per lui una fuga di 150, quasi 140 chilometri. Ivanov un primo e 35. Osa, Jimenez, Olano, Casero, Ullrich, poi Rubiera, altri della Kelm, Eras c'è? Sì, Eras c'è, è intorno alla 7ª-8ª posizione. Siamo sul Gran Premio della Montagna di El Cordal. Gran Premio della Montagna di prima categoria, mentre l'Alto de Angliru è un GPM definito categoria speciale, come l'Ors Categorie al Tour de France. Ci saranno 4 arrivi di categoria speciale, si tratta del Pla de Beret 2000 metri con 21 chilometri di salita all'undicesima tappa, dodicesima tappa l'Arcalis a 2230 metri d'altitudine, 17 chilometri di salita, e tredicesima tappa il Rassos de Peguera, 1900 metri d'altitudine con 17 chilometri di rampe. Il gruppo Maglia Oro sta per raggiungere l'Alto del Cordal, in difficoltà il campione nazionale spagnolo Angel Casero, che in classifica generale è quarto a 2 primi e 54 da Olano. Anche Nardello un po' in difficoltà a questo punto, ma è normale, tutti il giorno in fuga, ha speso tanto, potrebbe anche salvarsi in questa salita e eventualmente rientrare nella successiva discesa, anche se poi dopo c'è Langliru.
o la Gamonal. Eccolo Jiménez. Angliru, Angliru per gli asturiani, Angliru per gli spagnoli. Adesso non ci sono asturiani nel professionismo, il corridore che abita più vicino è Marco Serrano, corridore della Once, era asturiano Fuente, uno tra i più forti scalatori al mano. Meno male che non si è fatto. Come tutti i compagni di squadra, quest'oggi hanno adottato proprio per cercare di salire meglio una bicicletta da 26, quindi una bicicletta più piccolina. Può darsi che abbia avuto difficoltà proprio anche nella scendere, perché è una bicicletta un po' meno maneggevole, anche perché poi sei meno abituato. Ma non avrebbero dovuto cambiarla solo in vista dell'Angliru? No, l'ha cambiata prima? Penso che Olano l'abbia cambiata prima. Vediamo questa immagine che simboleggia tutte le difficoltà del ciclismo e soprattutto le difficoltà in una tappa di questo tipo. Pensa che ha perso la ruota nella caduta. Van de Wever e Olano. Olano leader della classifica generale. Siamo a 13 km dalla conclusione, ancora 300 metri di discesa, poi comincia l'Angliru. Abbiamo visto anche Davide Rebellin in precedenza, leggermente staccato, si è staccato in discesa, fino a questo punto ha fatto più selezione la discesa rispetto alla salita, però adesso faremo vedere sull'Angliru le Gamonal. 40 minuti infernali, Ivanov ha cominciato la salita dell'Angliru, mentre Olano e Zarrabeitia erano arrivati in paese a La Vega, e lì comincerà l'inferno. E con Olano c'è Nardello, Ulrich si trova nel gruppetto dove c'è anche Jiménez, un gruppetto che adesso è composto da una quindicina di corridori. Adesso con le immagini, almeno quelle poche immagini che abbiamo visto, sono su Olano e su Ivanov, dal momento che con l'aereo non è possibile vedere tutte le telecamere, tutte le moto. Comunque Olano sta inseguendo a un minuto circa il gruppetto di Jiménez e di Ulrich. Quindi situazione: Ivanov in prima posizione, ha cominciato l'Angliru, aveva un minuto e 30 di vantaggio sul gruppetto Ulrich, Jiménez, Osa, poi vista la caduta Olano deve recuperare un minuto su Ulrich. Olano che sta per raggiungere Casero, siamo sempre con queste immagini naturalmente che stanno scomparendo ancora una volta, comunque Olano che sta per raggiungere insieme a Nardello e Zarrabeitia Casero che si è staccato dal gruppetto nella salita precedente. Mentre non abbiamo visto nel gruppo Ulrich Jiménez Tonkov. No, non l'abbiamo visto Tonkov, però non siamo riusciti a scorgere tutti i corridori, anche perché Radio Corsa pure non funziona. C'era Heras tra i favoriti di quest'oggi e purtroppo non ho ancora visto neanche Leonardo Piepoli. Ruslan Ivanov si avvia verso la Sorera, che è un piccolo paesino al secondo chilometro della salita, poi ci sarà il Porzio Teleno, poi il Merendero e a Las Cabanes ci saranno delle rampe del 19% al settimo chilometro. Devo dire che l'organizzazione ha preparato all'arrivo dei generi di conforto, anche delle cabine riscaldate per tutti gli atleti che completeranno questa tappa, e verosimilmente ci saranno anche molti ritiri. Bene, Davide. Sì, molti, anche se poi non saranno troppi, perché chi è arrivato fino a questo punto riuscirà ad andare al traguardo. Qui mi sembra che siamo sulle immagini. Sì, mi sembra di vedere Rebellin, mi sembra di vedere Jiménez in testa a questo gruppetto ed Ulrich. C'è Dell'Olmo anche della Euskadi, questo è il campione spagnolo Casero che ha perso contatto da Ulrich e sta per essere raggiunto da Olano. Vediamo Olano là in fondo con la maglia oro, ex maglia amariglio. Siamo tra il primo e il secondo chilometro dell'Angliru, quindi le difficoltà sono appena cominciate. Ulrich dovrebbe avere pure lui adottato una triplica moltiplica davanti con una 30 come rapporto più piccolo, parlo della moltiplica, e
23, che sviluppa 2 metri e 75 centimetri, quindi un rapporto molto agile, ma serve tutto in questa salita. Qui all'arrivo ci sono meno di 10 gradi di temperatura, fa piuttosto freddo, oltretutto la pioggia, anche se è una pioggerella fine e incessante. Casero sta per essere raggiunto da Zarrabeitia e Olano. C'era anche Nardello, mi sembra che ci sia ancora Nardello con Olano, però... Eccolo qui, Abraham Olano raggiunge Casero. Molto buono il lavoro di Zarrabeitia, gregario del campione spagnolo. E c'è con loro anche Rebellin. E quindi Rebellin non era nel gruppo Ulrich, si è staccato e adesso è con Olano. Sì, l'abbiamo visto prima in discesa, si era leggermente staccato e adesso è riuscito a rimanere con Olano, mentre Casero ha delle difficoltà a restare anche in questo gruppetto. Sarebbe molto bello anche vedere... cosa sta facendo Ulrich, che ripetiamo è nel gruppetto all'inseguimento di Ivanov, che ha il comando della corsa. Quindi Ivanov a 1 minuto, il gruppo Ulrich a 2 minuti circa, anche se i distacchi chiaramente subiscono variazioni continue, a 2 minuti circa il gruppo Olano, sempre in quadratura dedicata alla maglia oro, al leader della classifica generale, che è rimasto vittima di una caduta nella discesa del Cordal. Ivanov 10 chilometri al traguardo, ha ancora 3 chilometri diciamo pedalabili, anche se la sua pedalata poi, non è più di quelle, poi va su a piedi. Sì, dopo dovrà mettere sul 39-28 e cercare di salvarsi, mentre Miceli mi sembra che abbia recuperato un po' in discesa e si sta ben comportando. Nicola Miceli, vincitore nel 98 della bellissima tappa del Monte Argentario al Giro d'Italia, per lui quest'anno una stagione non brillantissima, un paio di successi in gare minore, diversi piazzamenti. Io penso che comunque Piepoli sia nelle vicinanze, perché nella salita precedente l'ho visto. Eccolo qui il gruppo Ulrich, vediamo chi c'è. Ulrich, Jimenez, poi c'è Eras numero 75 e davanti a Eras troviamo anche Rubiera. Quindi 4 corridori all'inseguimento di Ivanov, Rubiera, Eras, Ulrich e El Chava, Jimenez, attesissimo dalla gente. Ci sono moltissimi tifosi del corridore della Banesto, che ha 7 minuti da recuperare su Olano, d'altronde a cronometro non va proprio. 6 minuti da Olano ha accusato alla cronometro Jimenez. Jimenez che l'anno scorso vinse 4 tappe alla Vuelta, arrivò terzo in classifica generale, indossò anche la maglia per un giorno, il terzo ultimo, poi la perse nella cronometro conclusiva. Jimenez che quest'anno al Giro d'Italia non è riuscito a fare niente, era tra i favoriti, però dopo una prima settimana discreta è arrivato terzo al Gran Sasso, nell'ultima settimana è letteralmente... Diciamo che solo sul Gran Sasso al Giro d'Italia si è visto il vero Jimenez, poi il crollo sul Fauniera con un ritardo di un quarto d'ora. Mentre mi sembra che stia pedalando molto bene Jan Ulrich, sempre seduto con un rapporto abbastanza agile, un Ulrich veramente forte. Per adesso... stanno andando al doppio rispetto a Ivanov, quindi presto questa sarà la testa della corsa, ovvero Eras, Rubiera, Ulrich e Jimenez. Miceli nel frattempo sta recuperando, ha già raggiunto Olano. Molto bravo Miceli, o era davanti? Era davanti perché in discesa era riuscito a superare tutti quanti e adesso è intorno alla 7ª-8ª posizione. Comunque da sottolineare la prestazione del corridore milanese di origini siciliane. Quindi Miceli e Rebellin sono nel gruppo Olano. Questi è Pavel Tonkov, finalmente ce lo fanno vedere il russo e non dovrebbe essere molto staccato neanche lui. No, perché non vorrei che fosse in testa Pavel Tonkov, perché secondo me è in testa. Addirittura? Sì, perché adesso con... la testa della carriera, quindi sì. Testa della corsa, moto 1,
E Ivanov è stato raggiunto a questo punto. Se era quella la testa della corsa. Sì. Questa è Moto2, quindi Pavel Tonkov, colpo di scena, non l'avevano mai inquadrato. Infatti ci chiedevamo che fine avesse fatto Tonkov. Tonkov al comando della ottava tappa della Vuelta, Alto de Angrilu, siamo al quarto chilometro di salita e presto ci saranno delle rampe veramente terribili del 20% a Las Cabanes, settimo chilometro. Tonkov 46 secondi su Olano, si era mantenuto nascosto nelle fasi precedenti, Davide. Sì, perché poi con questa immagine non siamo mai riusciti a vedere tutti quanti erano tutti quanti i corridori che componevano il primo gruppo e quindi qualcuno che era sfuggito. Purtroppo non riusciamo a capire la posizione di Leonardo Piepoli, il radiocorsa non funziona e dobbiamo stare con quello che vediamo la televisione, quindi andiamo con queste immagini che sono fra l'altro... Cerchiamo di ricostruire. Al Cordal c'era davanti Ivanov, seguito da Nardello e poi Gruppo Olano. Discesa del Cordal, il Gruppo Olano era formato da una ventina di corridori, sicuramente c'era anche Tonkov in questo gruppo. Caduta di Olano, il gruppo si è frazionato. Ivanov all'inizio dell'Angliru chiaramente è molto stanco, non è riuscito a mantenere il ritmo. Tonkov, che era rimasto all'inseguimento con Ulrich, appena iniziato l'Angliru si è portato su Ivanov e l'ha staccato. E mi sembra che stia pedalando molto bene Pavel Tonkov. Nella cronometro dell'altro giorno ha accusato un ritardo intorno ai 4 minuti, però nella tappa precedente l'avevo visto pedalare molto bene in salita. Tonkov che 2 anni fa vinse 2 tappe alla Vuelta di Spagna, quindi un corridore che poi lo conosciamo tutti. Pavel Tonkov, vincitore di un Giro d'Italia, 2 volte secondo, sempre piazzato tra i primi 5. Quest'anno aveva puntato molto sul Tour de France, solo che non è riuscito a fare granché. Questa è ancora la fase pedalabile dell'Angliru. Ecco, perché adesso... altrimenti la gente si chiede, ma dov'è tutta questa difficoltà? Ecco, adesso sta per cominciare. Siamo nel falso piano che precede il tratto più impegnativo. Siamo ormai a 7,5 km dalla cima, tra 500 metri un tratto veramente micidiale, con delle pendenze intorno al 20%. Questo tratto dura 700-800 metri. Olano, mi sembra la sua pedalata piuttosto fluida, potrebbe portarsi su Ulrich. Olano, Rebellin, bravissimo anche il corridore veneto, poi Casero e Miceli. Tanto e vedete, c'è anche Zarra Beitia. Vedete che la bicicletta di Olano ha le ruote da 26, quindi ruote più piccole rispetto a quella di Rebellin che gli ha ruote. Siamo ormai a 8 km dall'arrivo. Ancora mezzo chilometro, non dico facile, ma comunque non durissimo, e poi Las Cabanes, 3-4 tornanti al 18-19-20%, e non è finita. Dopo un 3 km, ovvero a 2 dall'arrivo, ci sarà la Cuegna con il tratto al 23%. Eccolo lì, vedi, pendenza massima 23%. Categoria especial, arrivo inedito, i quotidiani spagnoli hanno premuto perché questa tappa anche gli anni successivi possa diventare come un appuntamento fisso, un santuario del ciclismo internazionale. Rebellin 8 km al traguardo. A questo punto mi chiedo se Olano abbia già raggiunto il gruppetto di Ulrich. No, non lo ha ancora raggiunto. Adesso si è portato al comando di questo gruppetto Davide Rebellin. Quest'anno Davide è riuscito a vincere molte corse. Ha cominciato subito in Francia a vincere un arrivo in salita al Giro del Mediterraneo, dove fra l'altro ha vinto anche la classifica finale. Poi ha vinto il Giro dell'Alto Var. Recentemente è riuscito a vincere il Giro del Veneto e il Giro del Friuli. Rebellin, che alla vigilia della Vuelta ci disse: cercherò l'exploit in qualche tappa, ma nessuno si aspettava che potesse essere nel gruppo dei migliori in questa terribile ascesa della Gamonal, dell'Alto de Angliru. Ivanov sta per essere raggiunto, ormai in crisi,
l'atleta moldavo, ha fatto moltissimo. Eccolo lì il gruppo Ulrich che sta raggiungendo Ivanov. Con Ulrich ci sono Jimenez, Rubiera e Eras. Sta facendo un ottimo lavoro Rubiera e probabilmente vedremo nel tratto più impegnativo scattare Eras, anche se Jimenez sembra che stia pedalando molto bene, come lo stesso Ulrich, anche se Ulrich penalizzato dal peso, un corridore che ha un peso superiore ai 70 kg, mentre un corridore come Eras non riesce neanche a raggiungere i 60. In salite come queste è un bel vantaggio, anche se mi sembra che Olano... Scusami Davide, io dietro adesso a Ulrich ho visto Miceli. Sì, ma Miceli era tra... No, Miceli adesso è dietro a Olano. Questo è il gruppetto di Olano che sta per recuperare, sta recuperando terreno nei confronti di Ulrich. Questi due gruppetti si stanno avvicinando uno con l'altro. Un minuto cerca circa il ritardo degli inseguitori su Pavel Tonkov. Ecco che il gruppetto di Olano sta per raggiungere il gruppetto Ulrich ed Eras. Siamo a una 7 chilometri e mezzo circa dall'arrivo. Circa 25 minuti, 20-22 minuti. Quindi poco prima delle 17 assisteremo alle fasi conclusive di questa bellissima tappa, l'ottava della 54esima Vuelta, Giro di Spagna, che la RAI per la prima volta vi propone in diretta. Pavel Tonkov al comando. Eccolo qui il rapportino di cui ci ha parlato Davide Cassani, usa un 39 davanti, 39 denti per la corona, 28 dietro, quindi uno sviluppo per pedalata di 3 metri. Sì, neanche, 2 metri e 90 circa, poi dipende anche dallo spessore delle gomme, perché se hanno ruote da 21 o gomme da 23 naturalmente può cambiare lo sviluppo di questo. Gran prova di Olano, Olano caduto, è finito nel bosco assieme a Van de Wover in discesa, aveva circa un minuto da recuperare su Ulrich e là, e ce l'ha fatta con l'aiuto anche di Zarrabeitia e con un Rebellin che in più di un'occasione ha fatto l'andatura. Rubiera, Eras, Jimenez, Ulrich con la maglia bianco fucsia della Telecom, Rebellin, Olano, Zarrabeitia, poi vediamo se resiste anche Miceli. Tonkov è sempre davanti, un minuto di vantaggio. Parte Eras, siamo nel tratto al 18%, Tonkov sale seduto mentre Eras sale sui pedali, ha cambiato rapporto. Adesso Pavel Tonkov, rapporti agilissimi, ed Eras parte di nuovo. Lo scalatore spagnolo, vincitore della tappa più bella, più impegnativa del Giro d'Italia, quella con arrivo alla Prica, mentre Miceli sta perdendo contatto. Sale più regolare invece Jimenez, come sta facendo adesso Ulrich, che si sta difendendo molto bene. Siamo adesso in uno dei tratti più difficili dell'Egamonala. Ulrich un po' in difficoltà, cerca di andarsene a Jimenez per riportarsi su Eras. Si stacca leggermente Rubiera, cerca di resistere Casero, così come Rebellin. 5 chilometri o 6? 5 chilometri, 5 chilometri al traguardo, non ne sono sicuro. 6. 6 chilometri, Rubiera si sta staccando, davanti Eras, all'inseguimento di Eras e il Chava Jimenez. Comunque per la durezza della salita Ulrich sta facendo una grande prova, non può assolutamente rispondere agli attacchi di scalatori come Eras e Jimenez, preferisce salire regolare, come sta salendo regolare anche Davide Rebellin, si è ripreso anche Casero, l'abbiamo visto a 10 metri davanti a Rebellin. Vedete il diverso modo di affrontare la salita, Tonkov non si alza mai sui pedali mentre Eras e Jimenez continuano con questi scatti un po' alla Pantani, alla Gotti, questi scalatori puri che sembrano danzare nonostante la strada sia scoscesa, impervia, ardua. Ecco un altro tratto durissimo. Mamma mia. Vedi con che sta salendo con un 39-28 adesso, sui, infatti sale fra l'altro seduto anche perché secondo me un corridore come Tonkov se si alza sui pedali slitta la ruota posteriore, quindi difficile. Ecco che Olano è sempre dietro a Ulrich.
Ottima anche la prova di Olano, se va così in salita diventa dura per gli altri, anche perché Olano è riuscito a rifilare 4 minuti ad un corridore come Eras nella cronometro, ce n'è ancora una nell'ultima, anche se il penultimo giorno, anche se una cronometro diversa, non è pianeggiante, c'è una salita. Qui siamo sul 20%. Sì, qui è veramente impegnativa. Cari appassionati di ciclismo, questa è una salita vera. Qui sì, potremmo dire, più dura del Mortirolo. Sì, qui ma è... non prima. No, adesso è durissima. Jimenez ha preso il tornante molto largo per avere una pendenza un po' migliore. Olano, anche lui, sta salendo sui pedali con questa biciclettina. 39-28 il suo rapporto, nonostante ruote da 26, mentre mi sembra che stia pedalando molto bene anche Pavel Tonkov. Sta per superare lo striscione dei 5 chilometri al traguardo Pavel Tonkov, un traguardo che sembrerà irraggiungibile dopo tutta la fatica, tutte le energie già spese. C'è ancora un tratto di un chilometro e lì le pendenze sono superiori al 20%, il tratto della Quegna addirittura 23,5%. Pavel Tonkov davanti, poi Eras e Jimenez al suo inseguimento. Ulrich e Olano sono vicini, quindi continua questo duello, per il momento finito pari. Darei una vittoria ai punti a Olano perché ha saputo reagire a una caduta e ha saputo recuperare un minuto nei confronti del tedesco nella prima parte dell'Angliru. Anche perché lui deve solamente difendersi, può sfruttare il vantaggio che ha accumulato nella cronometro. Adesso mi sembra che stia pedalando meglio di Jan Ulrich. Pedala benissimo anche Pavel Tonkov, che quest'anno ha vinto una corsa in Germania, la Lüttich Cup, il primo agosto. Pavel Tonkov, dopo un deludente Tour de France, l'abbiamo visto in pratica in fuga solamente nella seconda tappa pirenaica, quella che arrivava a Pau, poi non è riuscito a condurre in porto quella splendida avventura, adesso ci riprova nella tappa più bella, più attesa della Vuelta. Pavel Tonkov al comando, Olano e Ulrich a 55 secondi, ma tra Tonkov, Olano e Ulrich ci sono Rubiera, Eras, Jimenez, eccoli qui. Adesso solamente Eras e Jimenez. Due coppie, scalatori i primi, cronomen i secondi, anche se si stanno difendendo molto bene, con un corridore da solo davanti, Tonkov. Quindi in seconda e terza posizione Eras e Jimenez, in quarta e quinta Olano e Jan Ulrich. Veramente un coriaceo Olano, un corridore che sa soffrire, un corridore che riesce a dare tutto, un corridore che l'anno scorso ha vinto la Vuelta e un corridore che pure quest'anno è... non sarà a livello di Miguel Indurain, ma non va dimenticato che Olano ha saputo vincere un mondiale quando era ancora giovane, un mondiale in linea, poi ha vinto il mondiale a cronometro, l'anno scorso si è imposto alla Vuelta, quindi è lui il campione uscente nel Giro di Spagna, si è ben comportato anche al Giro d'Italia, anche se 3 anni fa è stato superato da Tonkov proprio sul Mortirolo. Olano, chapeau in questa Vuelta, e non solo. Certamente, Tonkov intanto vedete che ha preferito usare la bicicletta solita, abituale, con ruote da 28, mentre continuano ad alzarsi sui pedali Eras e Jimenez. Per il momento Tonkov è ancora davanti, un discreto margine di vantaggio, e ad una trentina di secondi da Eras e Jimenez Ulrich e Olano. Quindi Ulrich è in quarta posizione, a meno che non ci sia ancora Rubiera. No, Rubiera si è staccato. Quindi Tonkov, ad inseguimento Eras e Jimenez, poco più indietro Olano e Ulrich. Eccoli qui i capi della classifica, Olano in maglia oro a 1 primo e 7 secondi di vantaggio sul tedesco. Gran prova di Ulrich, un corridore che sembrava avesse solo il Tour de France in mente, quest'anno ha rinunciato al Tour per problemi al ginocchio in seguito a una caduta al Giro di Germania. Stagione da dimenticare per Ulrich, sembrava fosse venuto qui in Spagna solo
in preparazione dei mondiali, invece lo vediamo lottare. E come sta lottando? Mi sembra che Olano faccia fatica a tenere la ruota di Ulrich. Adesso c'è un altro tratto. Quando i corridori passeranno lo striscione che indica 3 km all'arrivo, anche lì ci saranno 800 metri con una pendenza intorno al 22%. È il tratto più impegnativo della Gamonal Angliru. E potremmo dire il più impegnativo mai affrontato in una corsa ciclistica. Bravo. Proprio così. La salita più dura al mondo affrontata da una corsa professionistica. Però mi sta bene quando si parla di un tratto fra l'altro dirupato, è strada stretta con un precipizio, meno male che c'è un guardrail anche per il moltissimo pubblico. Mi sta bene quando si dice che questo è un tratto il più duro al mondo, ma che tutto l'Angliru sia più difficoltoso del Mortirolo, beh lì avrei anche qualcosa da ribattere, vero Davide? Sì, in prima pagina sul giornale sportivo Marca, a tutto foglio, è l'inferno, e il Mortirolo passa inavvertito a suo lato, per dire, il Mortirolo non è niente nei confronti, e poi continua con la rampas mas terrorificas che se han subito Yamas, che non si sono le salite, la salita più difficile che non sia mai stata scalata. Vediamo Tonkov, mancano 4 chilometri, sono 5 Davide, sono 5, pensa quanto ha impiegato a fare un chilometro. Per me era sbagliato. No, non è sbagliato niente, pensa, ha impiegato più di 4 minuti per fare un chilometro. Poi qui andranno a 12, questo 11. In modo anche che ci si renda conto da casa di che razza di salita sia questa. Se uno va in crisi qui deve mettere il piede a terra. Olano l'ho visto in difficoltà, mi è sembrato un po' appesantito nell'azione, anche se adesso staremo a vedere in questo ultimo tratto. In alto a sinistra Tonkov, il fuggitivo, in alto a destra i due inseguitori, Heras e Jimenez, in basso i capi della classifica, ovvero Olano e Ulrich. 48 secondi il vantaggio di Tonkov sugli immediati inseguitori, un primo e 13 su Olano e Ulrich, quando mancano 5 chilometri alla cima, al traguardo per meglio dire, perché gli ultimi 800 metri sono in praticamente in discesa. Sì. Bravissimo Pavel Tonkov, regolare, veramente un grande scalatore, corridore che non ha il fisico dello scalatore, però anche alla vuelta di 2 anni fa riuscì a vincere 2 arrivi in salita. Ecco, qui c'era un tratto non particolarmente impervio, infatti l'ha coperto molto più velocemente, 4 chilometri al traguardo e la quegna che deve ancora essere affrontata, la quegna tra il 10° e l'11° chilometro di questa salita terribile. Finalmente rivedremo il Jimenez, il grande scalatore che abbiamo visto la vuelta l'anno scorso, dove vinse 4 tappe, non ha più Zulle da aiutare, non ha neanche Olano, l'anno scorso era compagno di squadra di Olano, è diventato il capitano della Vanesto, anche se purtroppo Piepoli si è staccato, io penso che si sia staccato nell'ultima discesa del Cordal, perché in salita era ancora con i primi. Piepoli che va benissimo col caldo, va benissimo col sole, va un po' peggio quando fa freddo, quando è bagnato, però infatti stamani me l'hai detto Davide, con queste condizioni atmosferiche forse chi ne risentirà di più sarà proprio Leonardo Piepoli, e avevi ragione. Piepoli non c'è, secondo Jimenez era il favorito il pugliese per questa tappa, d'altronde pesa 50 kg, l'aveva già provata in agosto, aveva vinto già 3 corse, invece il maltempo ha proprio pesato su questo fisico minuto del campioncino di Alberobello. Ci avviciniamo al tratto più impegnativo, 3 km e 500 metri alla vetta, si alza sui pedali Pavel Tonkov. Non ci si può sbagliare. Il tratto più impegnativo in pratica è in mezzo a una muraglia umana, sono tutti lì i tifosi, la quegna 23%,
Sì, perché quando... E non ha usato la biciclettina, no, però, Tonko. No, perché ha preferito usare la solita. Comunque una bicicletta in carbonio, una bicicletta molto leggera, leggermente superiore ai 7 kg, e ha preferito non rischiare. Molto bella l'azione di Tonkov, anche se non riesce per il momento a infliggere distacchi tra virgolette alla Pantani. È sempre sul minuto il vantaggio, ecco, di Tonkov nei confronti di Heras e Jimenez. Qui comincia il tratto più duro. È questa la curva? Anglero, sì, comincia qui gli 800 metri più duri. Jimenez ed Heras alle loro spalle, Olano e Ulrich. Il terzo in classifica generale è Gonzalez de Galdeano, è nettamente staccato. Casero era con Rebellin, anche lui avrà un paio di minuti, forse qualcosa in più di ritardo, mentre non ci sono, sto parlando dei quartieri alti della classifica generale, lo spagnolo Iñigo Cuesta e il colombiano Ivan Parra, che però era caduto. Sì. Io penso che ormai la vittoria di Tonkov sia alla sua portata, anzi penso che vincerà quest'oggi, anche perché il suo vantaggio sta aumentando, è leggermente inferiore al minuto. Adesso vedete vedremo... come prendono larga questa curva dove iniziano gli 800 metri più difficili. Ulrich e Olano, sempre davanti Ulrich, comunque Olano non ha alcun interesse, oltre che forse non ha più le forze per andarsene. Maiuscola la prova di Olano. Sì, perché stanno perdendo 30 secondi nei confronti di grandi scalatori come Jimenez ed Erat, quindi niente stanno perdendo. Qui potrebbero perdere ancora 30, 40, 50 secondi, se vanno in crisi anche un minuto, ma non penso di più. Pavel Tonkov è sulla Quegna. Sarebbe bello un'inquadratura per colui che comanda la corsa, eccolo qui. Pavel Tonkov, vincitore di un Giro d'Italia, quest'anno aveva scelto di correre per fare un grande tour, di basare la sua stagione sul tour, poi il Giro di Francia non è andato secondo le sue aspettative e quindi la Vuelta per concludere in maniera dignitosa una stagione. Tonkov è settimo in graduatoria generale a 4 primi e 40 da Olano e gliene sta dando un 1.30, eravamo sull'1.30, sì, siamo quindi si porterebbe sui 3 minuti di ritardo, però attenzione, non è ancora finita la corsa, mancano 2 chilometri e mezzo. Mi sembra che Olano adesso stia spingendo un 39.26, quindi uno sviluppo metrico di 3 metri circa. Chi è che sta rientrando? Mi sembra Beltran sta rientrando. È lui, compagno di squadra di Jimenez. Beltran, che azione! E Olano adesso stacca Ulrich. Sta sbagliando Beltran, non può fare così, c'ha Jimenez davanti. E sta dando una grossa mano a Olano. Appesantita l'azione del tedesco, mentre Olano ha innestato il rapportino e cerca di tenere la ruota di Beltran, autore di una magnifica rimonta. Ulrich al momento è in sesta posizione. È andato in crisi Ulrich adesso. 39-28 e pensate che difficoltà hanno nello scalare, mentre sta sbagliando clamorosamente Beltran, buon punto di appoggio per Olano che lo sta sfruttando al 100%. Pavel Tonkov ha superato il tratto più difficile. Pavel Tonkov che ha raggiunto Ivanov, fra l'altro ci ha colto di sorpresa perché le telecamere ancora non ci avevano fatto vedere il gruppo Ulrich, ha raggiunto Ivanov all'inizio dell'Angliru. Ha staccato tutti e ha in pratica affrontato in solitaria questa ascesa verso i 1550 metri della Gamonal. Un dislivello notevolissimo in pochi chilometri, tipo Mortirolo, anche se ripetiamo,
il Mortirolo ha difficoltà in tutti i 12 chilometri dell'ascesa, mentre l'Angliru è terribile negli ultimi 7 chilometri. Beltran, Olano, prova, vedi che è andato a ruota di Olano e adesso cerca di staccarlo di nuovo. Dovremmo essere ormai in vista dell'ultimo chilometro. Pavel Tonkov comanda questa ottava tappa della Vuelta. Al suo inseguimento Jiménez ed Heras, eccoli qui i due spagnoli, i due più amati dal pubblico, pubblico chiaramente spagnolo. Tonkov che potrebbe è salire... questo il tratto, è questo Davide. Sì, ma sono sempre quegli 800 metri terribili. Tonkov che potrebbe salire in terza posizione nella classifica generale. Tonkov è sulla quegna. Vedi che Beltran si accorge che sta sbagliando, difatti cerca di staccare. Quando si accorge che non riesce a staccare Olano, smette, così, non può smettere di pedalare, altrimenti cade per terra. Comunque scala l'andatura e si riporta nella scia di Olano. È questo il tratto, è questo, ci eravamo sbagliati prima, è questo il tratto col 23%. 39-28 a questo punto, vedete che ha la catena sul rapporto più agile, veramente la velocità non è superiore ai 10 orari. Tonkov, Jiménez, Heras, poi Beltran, Olano, mentre Ulrich ha perso la ruota di Olano, adesso è Beltran che si è leggermente avvantaggiato su Olano. Comunque veramente ottima la tappa di Olano, nonostante una caduta riesce a salvarsi molto bene. Adesso vediamo anche Santiago Blanco. Santi Blanco, anche lui sulla quegna. Mancano circa 2 chilometri all'arrivo. Qui è veramente dura, fanno fatica a girare i pedali. Se uno va in crisi qui tocca proprio mettere il carro da ginnastica e salire a piedi. Piepoli ha detto che in caso di pioggia battente non sarebbero riusciti a salire in bici. Tante bandiere. Prova davvero grandiosa quella di Olano. Fisico possente, un cronoman praticamente imbattibile, l'ha dimostrato a Salamanca infliggendo distacchi notevoli. E nonostante un fisico del genere riesce ad affrontare alla grande anche queste ascese. Ha speso un po' troppo Ulrich nel primo tratto, l'hanno riuscito a sfruttare il lavoro del tedesco e adesso è riuscito anche a staccarlo, mentre Jiménez sembra che riesca a staccare Heras. Heras in difficoltà, Jiménez se ne va, comunque sempre Tonkov con un minuto di vantaggio. Tonkov, Jiménez, Heras, poi Beltran, Olano, Santi Blanco e di Ulrich non si hanno più notizie, non è più inquadrato. Mi sa che è andato proprio giù il tedesco. Ottima comunque ancora. Bravo, la pedalata per finire il tratto più impegnativo con Tonkov. Quando i corridori arriveranno all'ultimo chilometro la salita sarà praticamente conclusa. Immagini che Olano... Immagini che fanno la storia del ciclismo. Abraham Olano, maglia oro, maglia di leader. Al comando c'è Tonkov, seguito da Jiménez, Heras, Beltran. Olano forse raggiunge Beltran. Che carattere per il basco. E un'ammiraglia credo si sia fermata, ha fuso la frizione. E beh, proprio qui è capitato anche noi stamani, non si andava avanti. Vedete anche i cambi ruota, eccolo Piepoli, anche lui nella mischia, staccato ovviamente. Però non ha molto, secondo me è caduto nella discesa delle cordalle, è riuscito a recuperare. Ma... dici con Van de Wever e Olano forse? Secondo me sì, perché non è messo male, è tra i primi 10 e sta salendo molto ma molto bene. Cabeza della carrera, testa della corsa, Pavel Tonkov. Atleta russo della Mapei Quick Step alla ricerca di uno splendido successo che vorrebbe dire
risollevare un 1999 piuttosto opaco. Anche perché può vincerla questa Vuelta, ci sono, come abbiamo detto prima, 5 arrivi in salita, oggi è il primo, poi ce ne sono altri 4. Anche se non va dimenticato che Tonkov nella cronometro ha accusato un ritardo da Olano di circa 4 minuti e ci sarà ancora una prova contro il tempo il penultimo giorno. Comunque se Tonkov mantiene questo stato di forma nelle tappe di montagna, sai, poi c'è sempre una crisi di un avversario importante che potrebbe scaturire, quindi la Vuelta è ancora apertissima. E adesso Jimenez all'inseguimento di Tonko. E sta salendo molto bene anche Jimenez, in terza posizione c'è Heras, poi c'è Beltrán, poi Olano, poi c'è anche Ulrich, poi abbiamo visto Santiago Blanco e poco lontano dovrebbe esserci Leonardo Piepoli. Mi sbaglierò, ma forse Piepoli ha già raggiunto e staccato Ulrich. Secondo me sì. Sarebbe bello però vedere Ulrich in quel tratto, perché abbiamo visto in difficoltà un corridore come Olano, posso immaginare Ulrich, anche perché qui tanti corridori vanno su al limite del ribaltamento, cioè se vanno mezzo chilometro più piano si ribaltano per terra. Ulrich prima ha affrontato un tornante troppo all'interno e si è praticamente fermato. Pavel Tonkov, adesso sì dovremmo essere in vista dell'ultimo chilometro, dopodiché ci sarà un tratto in leggera discesa. Scatenato. E lì solamente lo striscione dividerà il corridore dal successo. Ecco Zülle che passa, qui siamo a 3 chilometri dall'arrivo, Zülle è passato adesso ai 3 all'arrivo. E anche oggi accuserà un bel 10 minuti, Sì. D'altronde Zülle, che era considerato il favorito numero uno di questa Vuelta, è andato in crisi nella tappa con arrivo a Ciudad Rodrigo, si è staccato sull'alto del Portiglio ed è giunto a Ciudad Rodrigo con 5 minuti e mezzo su Ulrich e Olano. Ulrich davanti a Olano, questo è l'ordine d'arrivo della quinta tappa. Pendenza 21%, ancora 100 metri, 150 metri, poi praticamente la salita sarà conclusa, ci sarà l'ultimo chilometro, ma vedete anche qui è stato costretto a mettere il rapporto più agile e mettersi seduto, mentre Jimenez mi sembra proprio scatenato. Siamo ormai a 2 chilometri all'arrivo e Jimenez sta recuperando terreno nei confronti di Pavel Tonkov. Non deve mollare Tonkov se vuole portare, se vuole coronare questa sua fatica con il successo. Mi sembra da notare anche il comportamento del pubblico spagnolo. Mi sembra nessuno spinge i corridori. No, assolutamente, mi sembra comunque un po' in difficoltà Pavel Tonko in questo momento, anche se chi non è in difficoltà in una salita del genere? Una salita che misura 12 chilometri e mezzo. In totale 13,2, però le rampe sono 12 chilometri e mezzo. Questo è Heras. Anche lui ai 2 chilometri all'arrivo. Tonkov, Jimenez in rimonta al terzo posto in questo momento, Heras, poi c'erano Beltrán e Olano. Ecco, adesso c'è un tratto molto ma molto più facile e qui finalmente il russo può respirare. Fa freddo, continua a piovere, davvero oggi è stata scritta una pagina di ciclismo di quello vero. Anche perché non ci sono state solamente le salite a far selezione, ma anche le discese che sono costate il ritiro a Fernando Escartin, uno dei favoriti di questa Vuelta, e anche la difficoltà per Leonardo Piepoli. Tante cadute ci sono state, mentre vedete che Jimenez sta per raggiungere l'ammiraglia della Mapei, sta recuperando molto sul corridore russo. Davvero scatenato è il Chaba, pubblico impazzisce, come si può paragonare al Pantani di Spagna questo atleta. L'anno scorso ha vinto 4 tappe tutte con arrivo in salita, si è piazzato al terzo posto in classifica generale. José María Jiménez, appassionato di caccia fra l'altro,
Io penso che a questo punto un corridore come Uric perda molto più di quello che io prevedevo in questi ultimi 3 chilometri. Vediamo adesso ancora Tonkov, siamo ormai a 1200-1300 metri dall'arrivo. La strada ancora sale, non finisce mai. Non sono finite le difficoltà. Eccolo l'ultimo chilometro. Tonkov, Jimenez, Heras, Beltran, Olano. Queste le posizioni quando la parte più tormentata dell'Angrilu ormai è stata passata. Comunque sta arrivando Jimenez, ormai solamente 50 metri il suo ritardo da Pavel Tonkov. Impressionante gli stava ultimi 3 chilometri di Jimenez. Veramente impressionante. Vediamo. Adesso è finita la parte più difficile, ci sono questi 200-300 metri in pianura, poi addirittura un po' di discesa per arrivare al traguardo. Jimenez, una rimonta stratosferica nei confronti di Pavel Tonkov, che direi nel tratto più impegnativo della Quenya ha resistito. E gli ultimi è stato due chilometri che si è un po' bloccato. Sì. Anche se raggiunto, Jimenez ha raggiunto Tonkov proprio nelle fasi conclusive di questa ottava bellissima tappa della Vuelta. Tra l'altro con la nebbia che c'è fanno fatica anche a vedere l'arrivo. No, fortunatamente adesso si è un po' dissolta, ma siamo ormai proprio sul traguardo, mancano pochissimi metri. Jimenez e Tonkov, un russo e il beniamino di casa degli spagnoli a giocarsi la tappa dell'Angliru. Jimenez non fa nemmeno la volata, Pavel Tonkov non aveva più benzina. José María Jimenez, un boato, è lui il re della Gamonalla. Davvero una rimonta eccezionale. Aveva un minuto, più di un minuto da recuperare negli ultimi 2 chilometri, è scattato, è riuscito a distanziare Roberto Heras, è andato a prendere Tonkov e poi Tonkov davvero non aveva più un briciolo di energie, non ha fatto nemmeno lo sprint. Jimenez ha beffato Pavel Tonkov, che è stato protagonista assoluto di questa ascesa. Ma davvero bravo, molto bravo Jimenez, perché ha dato tutto nel finale. Sta arrivando Heras. Teniamoci anche i ritardi, 57 secondi per Heras, che si piazza terzo. Che rimonta, Davide. Beltran. 1:12 per Beltran. Beltran 1:12, Heras 57 secondi, ritardi che si sono amplificati proprio nel tratto conclusivo, d'altronde una tappa lunga, una tappa segnata dal maltempo, questa salita difficilissima. E Olano, arriva Olano in quinta posizione, 1:43. Comunque mantiene il comando della classifica generale, naturalmente. Aspettiamo che arrivi Ulrich per vedere il ritardo. Piepoli, guarda che rimonta Piepoli, 2:02. Due primi e due secondi di ritardo per Piepoli, che se non avesse avuto qualche problema, forse, diciamo forse perché non abbiamo notizie certe, forse è caduto nella discesa del Cordal quando sì, erano guarda, finiti nel posto il manubrio. Dici? Sì, è caduto al manubrio. Anche perché non si spiega altrimenti, lui era proprio il favorito di questa tappa assieme a Jimenez. Ecco che arriva Ulrich. Arriverà Jan Ulrich, dopodiché potremo restituire la linea a Roma. Il ritardo di Ulrich, 2:44, pensavo peggio a dire il vero, 2:40, in pratica solamente un minuto di ritardo nei confronti di Olano. Olano mantiene il comando della classifica generale, arriva anche Davide Rebellin, 3 minuti, molto bravo anche lui
in questa salita così dura. Olano mantiene il primato in classifica generale, adesso il vantaggio nei confronti di Ulrich è salito a 2 primi e 5 secondi circa. È arrivato anche Igor Gonzalez de Galdeano e Santiago Blanco. È stata davvero una bella tappa questa, spero è stata gradita da tutti gli appassionati di ciclismo. Domani nona tappa, sempre in diretta da Gijón a Los Corrales de la Buelna, dopodiché ci sarà il giorno di riposo. Primo Jiménez, secondo Tonkov, terzo Heras, quarto Beltrán, quinto Olano. Questo è il risultato nella tappa dell'Angliru, una tappa veramente eccezionale. È tutto, la linea può tornare a Roma. C'è una due uomini al comando.